vaccinated. So. Ok, bene, buonasera a tutti, è un grande piacere che ho accolto la proposta di Maria Angelillo di organizzare questo incontro, incontro promosso dal Consolato dell'India e dal Dipartimento di Scienza della Mediazione Linguistica Interculturale dell'Università Astana, per ragionare assieme su un evento di obiettivamente notevole importanza, che è da 5° anno di ricorrenza, 5° di indipendenza dell'India. È un grande fatto che merita di essere ricordato e di essere ragionato attentamente. Vuol dire che mi ha fatto molto piacere che Maria abbia rivolto questo invito alla Casa della Cultura, perché in realtà noi abbiamo ragionato tante altre volte sull'India qui. Ricordo che abbiamo addirittura organizzato tempo fa una giornata intera dedicata all'India, assieme all'ISIAO, abbiamo fatto una giornata di riflessione molto sistematica, di grande impegno, e poi il tema dell'India, di cosa sta accadendo in questa grande democrazia, la più grande democrazia del mondo, una nazione emergente, come crescita economica, come realtà demografica, la più importante ormai paese demograficamente del mondo, è una cosa su cui abbiamo ragionato molto. E quindi ho apprezzato molto questa proposta di Maria, la ringrazio Maria e ringrazio in realtà anche Lorenza Acquarone, perché in realtà sia Maria Angelillo che Lorenza Acquarone sono state in più occasioni nostri ospiti proprio per Già dell'India, e quindi ti ritroviamo qui in questa occasione ed è davvero bello questo. E allora, questa volta abbiamo con noi però anche il console generale di Milano, la signora, se pronuncio correttamente, Ayungla Yamir. Ayungla Amir, io ringrazio e do ovviamente la parola a lei per iniziare. Salvo una cosa, io adesso ringrazio i presenti, ma mi rivolgo soprattutto a quelli che sono da remoto, ormai ci stiamo abituando a questa formula mista, i tempi sono questi, ci siamo adattati a questi tempi e quindi abbiamo ben presente che, come dire, la maggior parte delle persone ci segue da remoto, ha preso questa abitudine. Forse qualcuno potrebbe fare un piccolo sforzo in più per venire qui, ma i tempi sono questi, vanno così le cose e prendiamo atto di questa situazione. Comunque grazie tantissimo a chi è qui e grazie anche a chi ci segue da remoto. E ovviamente adesso, le nostre interlocutrici, io do la parola immediatamente alla signora Ayungla Yamir per il saluto iniziale. Prego. Oh, okay, sorry, I don't understand Italian because I arrived in Milan just 2.5 months ago. So and out of the 2.5 months, if you actually got my 10 days compulsory quarantine after arrival, and the 10 days I spent in Rome for the G20 summit, and also 3-4 days in Turin for all four official related visits. So I think 1.5 months in Milan. So thank you so much. It's nice to be here. And I think it's women power today. I mean, yeah. it's nice to see a lot of participation from, I mean, women. And of course, yesterday only was the International Day of Nonviolence Against Women. I was just remembering that. So it's nice to be here. Thank you so much, first of all, to Professor Maria Angelillo. Thank you for organizing this round table, especially on the occasion of the 75th year of India's independence, as a part of the celebrations of our 75th year of India's independence. And also thank you to the House of Culture for giving the opportunity to have the round table here today. And I know that because of the COVID protocols and the cases are increasing in Europe, even in Italy, a lot of people are taking precautions. Despite the green pass and vaccination, I think it's getting, rather tricky with the COVID situation. So, it's nice to see that despite all these issues, I mean, we are here today to engage in this roundtable discussion on India, the world's largest democracy. So, if you actually look at it, I mean, the topic is such that it's so vast. So I thought I'll just, pen down the, some points which I should speak. Otherwise, if I just continue speaking, I'll just go on and on. So, and I would also just like to add that today is also the 72nd celebration of the Constitution Day of India. And as we all know that India is the world's largest democracy,
And also the Constitution of India is the longest written constitution of any country in the world, I mean, as of today. And the strength of India's democracy comes from the Constitution of India itself, because the preamble of the Indian Constitution itself speaks of the solemn resolve by the people of India to constitute India into a democratic republic. That is mentioned in the preamble of our constitution itself since its inception in 1949. And in India, the parliament cannot override the constitution. It imparts constitutional supremacy over the parliament. The Constitution of India itself was created by a constituent assembly, which constitute of indirectly elected representatives to draft the constitution for independent India, which was adopted by the people of India with a declaration in its principle, which begins with, "We, the people of India." This itself clearly implies that the Constitution of India is a collective expression of the aspirations of the people of India. Democracy in India is vibrant even at the local and state levels, so much so that the transition of power has by and large been smooth and in order in India after every parliamentary elections. And like I told Professor Maria the first day we met, India is like a mini continent in itself, from the north to the south, to the west, to the east, with so much of different cultures, traditions, cuisines, language, nearly 20,000 dialects as mother tongue being spoken in India. So I keep saying, if you have to go to India, you have to first identify what kind of cuisine, what kind of culture, tradition you want to see. Identify that and go, because it's like a mini continent in itself with so much to explore and so much to discover and experience. So, but I think sometime in February, we are having another roundtable on the topic regarding diversity. So I think that can be taken up later. So I just want to end with the words of the President of India, who said today on the occasion of the 72nd Constitution of India today, that the development journey of India has been progressing on the strength of our constitution. Thank you so much, and I hope that we have a great roundtable discussion today. Thank you. Io non so se volete tradurre, ma penso che si può anche... Volete tradurre la cosa? Sì. No, è superfluo secondo me. Perché, come volete voi? Sì, ah no. Sì, poi era un saluto così introduttivo. Adesso noi parliamo in italiano. Sì, esatto, solo l'introduzione era il saluto introduttivo in inglese, quindi possiamo procedere. Normalmente iniziamo con Maria Angelillo, che è nel primo speech, è suo. Prego, Maria. Sì. E Lorenza, mettiti qui. Ok. Okay, buonasera, grazie ai presenti, grazie soprattutto agli studenti che sono stati un po' allettati per essere convinti a venire, però grazie per essere venuti. Allora, perché non ci limitiamo semplicemente a constatare che il prossimo 15 agosto 2022 l'India festeggerà questi 75 anni di indipendenza e di continuità nell'ordinamento democratico, perché non basta, a nostro avviso, fermarsi a una semplice constatazione di questo dato? Per una serie di motivi. Il primo è che questo risultato è inaspettato. Nel 1947 pochi avrebbero scommesso sul successo di questa continuità nell'ordinamento democratico dell'India. Pochi avrebbero scommesso anche sull'unità dell'India, ma di questo, come ha detto la console generale, parleremo a febbraio in un'altra occasione. Un altro motivo è che è un risultato raro, un risultato non comune. Paesi con una storia di colonizzazione e decolonizzazione simile all'India
non sono riusciti ad ottenere un risultato simile. E poi perché l'ispirazione democratica dell'India ha avuto una declinazione particolare, e cercheremo di capire quindi qual è il contenuto di questo assetto democratico che perdura in modo così stabile da 75 anni e perché per alcuni studiosi può addirittura costituire un modello, un esempio per altre società democratiche, in questo caso europee. Quindi perché è un risultato inaspettato? L'India nel 1947 possiamo definirla come un paese debole e diviso. Dopo un lungo periodo di colonizzazione britannica, l'economia indiana era stagnante da ormai un secolo e mezzo. L'India, al momento dell'ottenimento dell'indipendenza, era reduce da una colonizzazione oppressiva che aveva lasciato pochissimo spazio a un trasferimento di potere locale fino all'effettiva partenza dei britannici dal paese, e soprattutto si era caratterizzato, come è stato definito nel 1867, come un sistematico drenaggio di ricchezza dall'India all'Inghilterra, alla Gran Bretagna. Quindi l'assetto economico era tale, per darvi un'idea, che nel lasso di tempo fra il 1900 e il 1947 il tasso di crescita annuale era sì stato dello 0,1, che già rappresentava un successo rispetto a un'economia stabilmente stagnante, spesso a volte in declino, ma semplicemente perché in quel lasso di tempo il PIL aveva subito un incremento della popolazione del solo 0,8%, e questo vi dà l'idea degli altissimi tassi di mortalità della popolazione indiana in quel periodo. Quindi l'India si affaccia all'indipendenza con questo assetto economico disastroso. E questo colpisce ancora di più pensando a cos'era l'India prima della dominazione coloniale britannica. Qui vi porto l'esempio di Adam Smith, che nella Ricchezza delle Nazioni, un volume del 1776, definisce l'India una delle regioni più prospere del globo, addirittura. La competitività e la qualità delle cui esportazioni erano tali da costituire una fonte di preoccupazione per i produttori europei, tanto che il Parlamento britannico dovette emanare diverse leggi che proibivano di indossare prodotti tessili indiani, proprio per far fronte a una concorrenza molto aggressiva. E ancora prima, durante il regno dell'ultimo dei grandi imperatori Mughal, non dell'ultimo imperatore Mughal in assoluto, ma dell'ultimo della sequela dei cosiddetti grandi Mughal, l'economia indiana, quindi alla fine, fra seconda metà del 1600 e gli inizi del 700, era addirittura la più forte e produttiva del mondo, valendo un quarto del PIL mondiale, con un'entrata annuale addirittura 10 volte maggiore rispetto a quella dell'impero francese. Quindi, a fronte di questo passato di splendore, di prosperità economica, vedete, questa è la prima pagina del The Times of India del 15 agosto del 2007, quando si appunto festeggiavano i 60 anni dell'indipendenza, e vedete che il The Times of India cerca di suggerire lo stato di salute della nazione e il progresso compiuto in questi primi 60 anni confrontando alcuni numeri. Io poi nella slide li ho un po' aggiornati, un po' al censimento del 2011, che è l'ultimo di cui si hanno i dati.
anche se l'ultimo censimento effettivo è del 2021, ma ancora non tutti i dati sono stati processati. Però vedete alcuni numeri che colpiscono: la popolazione dell'India nel 1947 era pari a 300 milioni. Oggi l'India ha una popolazione di 1,3 miliardi e andiamo verso il 1,4 miliardi. L'aspettativa di vita nel 1947 era di poco più di 31 anni, nel 2011 di 67 anni. L'alfabetizzazione nel 1947 era il 14% della popolazione. E qui guardate, due dati sono significativi. Nel 2007 arriva al 67%, ma nel 2011 siamo già al 74%. Quindi vedete che è un progresso che continua veramente ininterrotto fino ad oggi. Quindi i dati che voi vedete riferiti al 1947 spiegano perché pochi avrebbero scommesso sul successo dell'India, ma non era solo la situazione economica disastrosa a giustificare questi dubbi, queste perplessità sul successo dell'ordinamento democratico che si era dato il paese e dell'unità. Le vaste dimensioni del paese erano un altro dato che lasciavano pensare a un'ampia probabilità di insuccesso. Il paese poi era reduce dai drammi della partition, quindi della divisione dal Pakistan, e una divisione a cui era seguiti drammi umani di amplissima scala. E poi ovviamente un paese caratterizzato da divisioni etniche, linguistiche, religiose, rese ancora più pervicaci dalla presenza coloniale britannica. Quindi un'articolazione sociale molto complessa, un paese multireligioso, multiculturale, polietnico. Con questa presenza peculiare, pervicace, pervadente dell'istituto castale, che è sicuramente una cifra distintiva del tessuto sociale indiano, e che però è qualcosa che non sembra sposarsi bene con l'idea di democrazia. L'istituto castale evidentemente non si basa su un principio di uguaglianza e quindi sembrava costituire un grande ostacolo a che la democrazia si affermasse stabilmente nel paese. Quindi un po' tutti questi motivi rendono la scommessa molto ardua. Eppure l'India è il primo paese non occidentale a darsi una costituzione democratica e a rimanere pervicacemente, stabilmente radicato nella fedeltà a questa Costituzione democratica, laddove, come abbiamo detto, questo non è un risultato comune, non è un risultato condiviso da altri paesi che condividono una storia simile di colonizzazione e decolonizzazione a quella indiana. In altri paesi questi appunto ordinamenti democratici si sono caratterizzati come dei tentativi di breve durata. Ma al di là della persistenza dell'India nell'assetto democratico, quindi al di là di vincere questa scommessa apparentemente molto difficile, come si caratterizza? Quali sono gli elementi che definiscono l'ispirazione democratica dell'India, la peculiare declinazione indiana della democrazia? Perché non si riduce tutto a questo passaggio audace, coraggioso, dal dominio coloniale a un governo marcatamente, immediatamente democratico. Il carattere della democrazia indiana si è espresso attraverso una serie di elementi che ho cercato un po' qui di riassumere e che poi Lorenza illustrerà con maggiore puntualità.
L'esercito in India non ha mai assunto il controllo degli affari civili. Quella prolungata stagnazione economica che caratterizzò tutto il periodo della dominazione coloniale venne immediatamente meno con il raggiungimento dell'indipendenza. Certo, fu una crescita lenta. Per i primi anni dopo l'indipendenza, per i primi decenni, la crescita dell'India era 3,5 annua, quindi una crescita lenta, ma diciamo inesorabile, costante. Una crescita che poi sappiamo essere aumentata negli ultimi decenni. E poi l'India si è affermata come centro di alcuni importanti indirizzi innovativi nell'economia mondiale che non fanno capo solo all'ambito risaputo, noto delle tecnologie informatiche, ma per esempio anche nell'ambito medico, nell'ambito sanitario. L'India è una grande produttrice di farmaci a basso costo, ma affidabili per i paesi poveri. Quindi non solo un'economia in crescita, ma un'economia che ha creato delle eccellenze assolute. E poi la democrazia indiana permane, risiede in questo massiccio sviluppo di liberi mezzi di comunicazione. L'India è il paese con la più vasta diffusione di giornali al mondo, permane in un'organizzazione politica multipartitica. Nel fatto che i mezzi di comunicazione sono ampiamente esenti da censura, il che non vuol dire che in India non esista la censura come fenomeno, e ovviamente non stiamo dicendo e non intendiamo affermare che la democrazia indiana sia perfetta, ma sicuramente una sostanziale garanzia di libertà di parola in India c'è. C'è l'indipendenza del sistema giudiziario, c'è la disponibilità di notizie non soggette a censura e quindi in grado di alimentare un dibattito critico esente da limitazioni, ci sono elezioni che si sono sempre tenute a cadenza regolare, elezioni libere, elezioni che tra l'altro nell'unico momento in cui l'India ha ceduto, ma sempre con rispetto dell'ordinamento democratico così come espresso dalla Costituzione, a un regime più diciamo dittatoriale come fu quello dell'emergency, le libere elezioni hanno permesso al popolo indiano di esprimere il loro dissenso rispetto a questa piega che aveva preso il governo del paese. E poi la rappresentanza e la partecipazione politica è eterogenea e trasversale. Amartya Sen, premio Nobel indiano, propone un confronto fra due grandi democrazie, quella indiana e quella statunitense, che sappiamo autodefinirsi un po' il baluardo delle democrazie occidentali, dell'idea stessa di democrazia. E Amartya Sen sottolinea come gli alti tassi di affluenza degli elettori in India non siano riscontrabili, per esempio, negli Stati Uniti, come l'India abbia ampie disposizioni per la rappresentanza politica di gruppi svantaggiati, come i grandi capitali influenzino in modo molto limitato gli andamenti elettorali, questo sempre in raffronto invece con l'assetto statunitense. E poi come in India ci sia effettivamente una rappresentanza politica plurale, non solo perché c'è un grande numero di partiti regionali, nazionali in India, ma perché nel Parlamento sono presenti dozzine di partiti. L'India ha questo senso di positiva partecipazione al sistema elettorale nei suoi cittadini e anche fra i membri della popolazione che fanno parte dei gruppi più svantaggiati, storicamente svantaggiati, economicamente, socialmente o culturalmente, quindi che rientrano poi nella definizione di Dalit. Il tasso di affluenza alle urne, quindi di partecipazione
alle consultazioni elettorali è comunque particolarmente alto. E lo stesso tema delle riforme elettorali e democratiche è sempre oggetto di un dibattito pubblico molto vivace che poi ha dato vita a una serie di riforme che vanno nel senso di una maggiore trasparenza della vita democratica e politica. Quindi se il successo di una democrazia, sempre come suggerisce Amartya Sen, si misura dal vigore con cui viene praticata, possiamo dire che la democrazia indiana è praticata con vigore dalla sua popolazione. Però perché questo successo? Com'è possibile? Noi abbiamo cercato un po' di individuare i motivi per cui nel 1947, anche nei decenni successivi, pochi avrebbero scommesso sul risultato che l'India ha già raggiunto e che confermerà il 15 agosto dell'anno prossimo. Però forse vale la pena anche interrogarci quindi sul perché di questo successo, come ha potuto l'India disattendere in questo modo delle previsioni negative, ma tutto sommato ragionevoli. I motivi che portavano a dubitare del successo della democrazia erano ragionevoli. Se non pensiamo alla democrazia in termini semplicemente di elezioni libere, regolari, partecipate, ma pensiamo alla democrazia come suggerisce per esempio John Rawls in termini di pubblica deliberazione, no? Come una modalità di esercitare la ragione pubblica, allora ritroviamo nella tradizione indiana, nella storia indiana, dei pregressi, no? Cioè la cultura indiana dimostra precocemente di riconoscere questa importanza alla pubblica discussione. Ed esempi di ciò, qui ne ho riportati tre, sono i concili buddisti, forse l'esempio più antico, VI secolo a.C., che mettono per la prima volta l'accento sull'importanza del pubblico dibattito, del confronto pubblico, e l'esperienza di due grandi imperatori della storia indiana, l'imperatore Ashoka, III secolo a.C., che addirittura codificò le regole del dibattito pubblico destinandole a un'iscrizione su pietra su uno dei suoi famosi editti, stabilendo quindi come il dibattito pubblico, soprattutto laddove concernesse la differenza di prospettive religiose, quindi differenza di prospettive relative alle appartenenze religiose, dovesse mantenersi esente da posizioni fanatiche, intolleranti, da giudizi negativi sulle appartenenze altrui. E qua siamo al III secolo a.C. E poi l'imperatore Akbar, XVI secolo, la seconda metà del 1500, che nella sua capitale di Fatehpur Sikri addirittura stabilisce uno spazio destinato proprio al dibattito pubblico fra rappresentanti di fede diverse, di prospettive religiose diverse, un dibattito da cui poi lui ricaverà una sua proposta di religione universale. Quindi molti esempi nella storia indiana di questa precoce attribuzione di importanza e di centralità al dibattito pubblico, all'esercizio della ragione pubblica, alla tolleranza, al pluralismo, che poi, come vedremo, sono cifre effettivamente distintive della democrazia indiana. Altre ragioni di questo successo, come vi ha già anticipato la console generale dell'India, vanno rintracciate nella Costituzione indiana stessa. Costituzione indiana è il precipitato, il risultato di un lungo processo, di un lungo dibattito
attraverso cui si sono costruiti dei principi condivisi attraverso l'interrelazione di una pluralità di forze politiche. È essa stessa il frutto dell'esercizio della ragione pubblica. E come dice un importante studioso di materia giuridica indiana, Domenico Amirante, l'impostazione di fondo della Costituzione indiana stessa si basa su un multiculturalismo ante litteram. E quindi esprime questa capacità dell'ordinamento indiano di includere un vasto numero di categorie sociali attraverso strumenti costituzionali, politiche di carattere multiculturale. Ed è quella capacità che ha portato a quel forte senso di identificazione dei cittadini con lo Stato, con la Costituzione, che si esprime, come abbiamo visto, anche con le consultazioni elettorali. A mio avviso, un'altra delle ragioni di questo successo dell'India democratica va rintracciato nel movimento e nella lotta di indipendenza. Un intellettuale indiano, Shashi Tharoor, commentando la famosa affermazione, constatazione, diciamo, di Massimo D'Azeglio, quando abbiamo fatto l'Italia, adesso dobbiamo fare gli italiani, afferma come nel caso dell'India questo problema non si ponga, perché è come se il movimento e la lotta di indipendenza avessero avuto questo carattere formativo. Gli indiani, l'India a venire, l'India democratica, si è costruita già nel movimento e nella lotta di indipendenza. In questo senso l'ho definita una palestra dell'India democratica. E Tharoor spiega perché dice durante il movimento e la lotta di indipendenza che si sono andati rinvigorendo e modernizzando quei caratteri di fondo della cultura e della società indiana che sono riusciti, una volta attualizzati, a dare voce alle aspirazioni collettive e alle esigenze di un paese moderno, libero e democratico. L'influenza del Mahatma Gandhi è da annoverare molto probabilmente fra i motivi del successo dell'India democratica, nel senso che Gandhi fece del movimento di indipendenza un movimento di massa, aprendolo veramente alla più ampia partecipazione della popolazione indiana, quindi facendo da un movimento di indipendenza che vedeva la partecipazione per lo più delle élite e delle élite urbane, delle grandi centri metropolitani indiani, a invece un movimento di indipendenza partecipato dalle masse, agito dalle masse, in cui anche le donne trovano posto e trovano voce, probabilmente per la prima volta nella politica moderna, almeno moderna, indiana, e nella ambizione di Gandhi, per cui lo scopo del movimento di indipendenza non risiedeva solo nel liberare l'India dalla dominazione britannica, ma nel portare l'India all'unità, promuovere l'unità nazionale, e questo sarebbe sì avvenuto attraverso la liberazione dalla dominazione britannica, ma anche attraverso la liberazione delle menti indiane dalla colonizzazione. Quindi per Gandhi si trattava anche e soprattutto di decolonizzare le menti degli indiani. Questo avrebbe portato, e questa decolonizzazione avveniva attraverso un'educazione che per Gandhi era veramente olistica, perché comprendeva gli aspetti più diversi dell'essere umano. E poi perché nel movimento e nella lotta di indipendenza, al di là dell'influenza e del magistero di Gandhi, si forma la classe politica che guiderà l'India
nei primi decenni della sua vita indipendente. Nehru sarà il successore designato da Gandhi, nonostante la diversità di opinioni, di vedute, rispetto a tanti temi, rispetto allo stesso tema della democrazia. Gandhi non era un difensore così pervicace dell'idea democratica, mentre Nehru lo era, ma comunque il valore formativo del movimento di indipendenza che come dire, rende la classe politica adatta a condurre il paese lungo gli ideali che avevano informato tutta la lotta di indipendenza. E poi la lotta di indipendenza produrrà veramente un'aggregazione nazionale, avrà questo fattore di coesivo, straordinariamente coesivo. Un altro elemento di successo, ma questa è la mia visione personale, può essere forse rintracciato nella stessa forma mentis indiana, cioè in quella modalità di accogliere le influenze esterne, di farle proprie, di assimilarle, di declinarle secondo i propri bisogni, indipendentemente dal grado di coercività con cui sono state imposte. Quindi la capacità di assimilare anche il meglio che venne dalla presenza britannica in India, dalla presenza europea in India, quindi l'idea stessa di democrazia, di costituzione, ma di declinarlo secondo le proprie esigenze, i propri bisogni. E mi sembra in questo caso molto eloquente di questa modalità della civiltà indiana di procedere la seconda affermazione, quella di Tagore, in cui dice: le circostanze quasi ci costringono a imparare l'inglese. E questo caso fortunato ci ha dato la possibilità di accedere alla più ricca di tutte le letterature poetiche del mondo. Quindi l'inglese, sì, imposto in modo coercitivo, ma ciò nonostante prendiamo il meglio che può avvenire. E in ultimo, prima di lasciare la parola a Lorenza, dicevamo perché vale la pena riflettere sulla più grande democrazia del mondo, non solo per i suoi successi, non solo per il suo successo inatteso, inaspettato e raro, ma anche perché può costituire un modello e un esempio, soprattutto per le società multiculturali europee che, a differenza dell'India, si affacciano solo da pochi anni alla realtà del multiculturalismo, alla realtà di società multietniche, multireligiose, multiculturali, e che forse possono trovare un'ispirazione nella modalità indiana di raffrontarsi a questi temi. E con questo io lascio la parola a Lorenza. Grazie. No, grazie a te, Maria. Grazie. Devo dire, francamente, non solo grazie, ma complimenti per, grazie, come dire, questo, la capacità di sintesi, una questione enorme storiograficamente e culturalmente, che hai sintetizzato con grandissima efficacia. Quindi complimenti vivissimi. Adesso Lorenza Acquarone, anche a Lorenza, nostra amica che ha fatto altri interventi importanti in questa sede, a te la parola. Grazie, grazie Maria. Ringrazio la Console Generale dell'India, Maria e Ferruccio Capelli per gli interventi che mi hanno preceduto. Io parlerò della Costituzione indiana, un pilastro della democrazia indiana. Ho qualche slide solo per la parte introduttiva iniziale, poi vorrei fare qualche riflessione su come la Costituzione indiana è mutata. Proprio accennerò a qualche aspetto in cui proprio il testo della Costituzione è stato emendato, ma anche come l'apporto dei giudici abbia fatto sì che la Costituzione non sia cristallizzata, ma ha risposto alle esigenze, alle istanze che emergevano dalla società che mutava,
via via che appunto il tempo passava, passavano i decenni dall'indipendenza. La democrazia indiana si fonda sulla Costituzione, no? La Costituzione che si è evoluta in sintonia con la società. Come ha detto la console generale dell'India, la Costituzione indiana è stata approvata proprio il 26 novembre del 1949 e poi è entrata in vigore il 26 gennaio del 1950, perché in quella data, il 26 gennaio, 20 anni prima, il Movimento del Congresso aveva deliberato che lo scopo era quello di conseguire l'indipendenza e non di accontentarsi di eventuali status intermedi come quello di Dominion che poi effettivamente il potere coloniale tentò di concedere. Quindi il 26 gennaio del 1950 è il giorno in cui entra in vigore la Costituzione democratica più lunga del mondo, composta di 395 articoli e vari allegati. La Costituzione indiana è modellata su due provvedimenti legislativi che erano stati emanati durante il periodo coloniale, che hanno un po' delineato l'assetto federale dell'India, hanno per esempio proposto la Corte Suprema, che poi è stata mantenuta. Ma la Costituzione indiana è soprattutto ispirata ai modelli stranieri, ossia principalmente la Costituzione degli Stati Uniti d'America, la Costituzione canadese, australiana, irlandese. Nella parte iniziale ci sono i diritti e le libertà fondamentali che sono di ispirazione della Costituzione degli Stati Uniti d'America. Per quanto riguarda l'assetto federale, la Costituzione indiana ha fatto riferimento alla Costituzione australiana e canadese. Per quanto riguarda le norme programmatiche, che sono delle norme che danno delle indicazioni al legislatore, ma non attribuiscono dei diritti tali da poter essere azionati nei tribunali direttamente, il riferimento, dopo faremo qualche esempio, qual è il contenuto di queste norme programmatiche, il riferimento è costituito dalla Costituzione irlandese. Prima appunto c'è un preambolo che la console generale ha già citato, ha già descritto, che fa riferimento ai principi di giustizia, libertà, uguaglianza, fraternità, poi ci sono i diritti fondamentali. Diritti fondamentali e poi seguono queste norme programmatiche che forniscono queste indicazioni. Per esempio, dicono che il legislatore deve promuovere la cultura, deve proteggere l'ambiente, deve garantire un salario dignitoso a tutti i lavoratori. Nel momento in cui l'India ha ottenuto l'indipendenza nel 1947, non è che si è fatta tabula rasa del sistema legislativo esistente. Un articolo della Costituzione indiana prevede che il sistema legale in vigore rimanesse in vigore se non in contrasto con la Costituzione. Via via alcune norme sono state abrogate, ma diciamo che l'impianto generale è rimasto in vigore. La Costituzione poi regola il potere legislativo, il potere esecutivo, il potere giudiziario sia a livello di Unione sia a livello di Stati. Attualmente gli Stati sono 28 e 8 territori. La Costituzione prevede poi un allegato che stabilisce in quali materie è competente a legiferare l'Unione, il Parlamento di Delhi, in quali materie è competente il singolo Stato, i singoli Stati, e quali materie invece il potere centrale detta delle linee guida, ma poi sono i singoli Stati a dare attuazione a queste linee guida. Adesso vorrei fare una breve riflessione sul testo costituzionale indiano, su quali sono gli aspetti dove è stato ritoccato, dove è stato emendato, facendo soltanto alcuni esempi, su come si è adattato, per capire come si è adattato alla realtà che mutava, come ha cercato di dare spazio al diritto dei singoli, effettuando un contemperamento di interessi con le aspettative dei gruppi.
In particolare vorrei riflettere con voi su questi aspetti, sul rapporto che c'è stato tra i diritti fondamentali e le norme programmatiche, che in una fase iniziale dopo l'entrata in vigore della Costituzione sono sembrati andare quasi in contrasto, ma poi appunto questa dimensione è stata risolta. Tra i diritti fondamentali parleremo del più importante, del diritto all'uguaglianza, l'articolo 15, e poi parleremo del diritto alla vita, l'articolo 21, che di per sé prevede il diritto ad un giusto processo, il diritto a non essere soggetti a un'ingiusta detenzione, ma i giudici ne hanno poi individuato molte altre declinazioni, come il diritto ad un ambiente salubre, il diritto all'acqua da bere, il diritto al cibo. Vedremo un po' qualche esempio. Un ulteriore aspetto che ha modificato la Costituzione è che c'è stato un avanzamento del processo del federalismo. Quando la Costituzione è entrata in vigore era un sistema molto centralistico, quello indiano, un semifederalismo. Siamo l'indomani della partition, si temevano le istanze secessioniste dei gruppi. A partire dagli anni 90, sulla scena politica indiana è emersa l'importanza dei partiti regionali, che sono diventati assolutamente cruciali per le coalizioni che si sono succedute al governo dell'India a partire dalla metà, dall'inizio degli anni 90. E questi partiti regionali hanno spinto per un avanzamento del federalismo, che ha portato non solo a delegare, a trasferire certe materie dalla competenza dell'Unione alla competenza dei singoli stati, ma anche a dare risalto addirittura a un federalismo a più livelli, cioè a dare risalto a certi enti pubblici territoriali, rurali, che erano le panchayat, sono le panchayat, che nel momento in cui la Costituzione è entrata in vigore erano previste solo come norme programmatiche al presidente dell'Assemblea Costituente Bhimrao Ramji Ambedkar. Questa idea dell'autogoverno dei villaggi non piaceva molto, riteneva che il villaggio fosse un istituto solcato dal provincialismo e dalla casta. Quindi erano state inserite, ma un po' come compromesso, soltanto come norme programmatiche. Ma poi, all'inizio degli anni 90, le panchayat hanno trovato una diversa collocazione nell'ambito della Costituzione e dall'articolo 243a e seguenti si sono regolamentate le loro funzioni e le loro competenze ed è stata resa obbligatoria l'elezione per il loro insediamento. Volevo parlare delle panchayat perché è un istituto che ha un ruolo chiave in una normativa che tende al benessere sociale, quindi tende alla realizzazione del principio dell'uguaglianza, che è il National Rural Employment Guarantee Act. Nella Costituzione il diritto all'uguaglianza è quello più importante. La Costituzione proibisce le discriminazioni, proibisce l'intoccabilità, ma non si limita soltanto a un'uguaglianza formale, cerca di realizzare il principio dell'uguaglianza sostanziale, prendendo atto delle differenze e stabilendo che è possibile introdurre delle azioni cosiddette di discriminazione positiva, cioè riservare dei posti di lavoro negli enti pubblici e dei posti nelle istituzioni scolastiche alle comunità ritenute svantaggiate. Nel momento in cui la Costituzione è entrata in vigore, questa possibilità, la reservation policy, cioè le azioni di discriminazione positiva, erano limitate agli ex intoccabili e ad alcune comunità che vivevano nelle zone forestali. Adesso la parola tribale forse non è più, più corretto chiamarli adivasi.
Ma poi la politica della discriminazione positiva, della reservation policy, ha assunto più vigore perché è stata estesa ad altre comunità. Infatti la Costituzione già prevedeva che si insediasse una commissione che avrebbe dovuto identificare, oltre alle due comunità che ho menzionato, altri gruppi svantaggiati che dovevano fruire di questa reservation policy. E infatti nel 1953 si è insediata una commissione, che poi la commissione è presieduta da Kaka Kalelkar, che ha poi consegnato le sue conclusioni. Il primo ministro era Jawaharlal Nehru, che ha ritenuto però di non dare particolare risalto alle conclusioni della commissione e si è limitato a dettare delle linee guida che gli stati avrebbero dovuto seguire, competenti appunto a legiferare sulla materia. La commissione Kalelkar identificava 2000 gruppi da ritenersi come gruppi svantaggiati e proponeva di riservare una quota tra il 25 e il 40% addizionale rispetto alla quota già riservata ad ex intoccabili e tribali, di riservarla appunto per opportunità di lavoro negli enti pubblici a queste comunità e per posti nelle istituzioni scolastiche. Nel periodo già menzionato dell'emergenza, cioè dal giugno del 75 al marzo del 1977, quando è stata proclamata l'emergenza, era previsto nella Costituzione, anche altre costituzioni del mondo prevedono delle norme sull'emergenza. È stato però un momento in cui alcune libertà fondamentali hanno potuto essere compresse, perché appunto in caso di un'insurrezione popolare era possibile, in caso di situazione appunto particolare era possibile limitare certe libertà. Ma poi ci sono state di nuovo le elezioni nel marzo del 1977. Indira Gandhi, il congresso non ha vinto le elezioni, quella volta è andato al potere Janata Dal, l'opposizione, il partito che prima costituiva l'opposizione, e durante quel periodo si è poi insediata un'altra commissione, la commissione Mandal, che ha identificato più di 3000 gruppi da definirsi come svantaggiati e ha proposto di riservare agli stessi il 27% di posti di lavoro negli enti pubblici, di posti nelle istituzioni scolastiche, nelle università che ricevevano contributi statali, nelle aziende partecipate. Indira Gandhi, poi ritornata al potere, è poi stata assassinata il 31 ottobre del 1984, non ha dato particolare risalto alle conclusioni della commissione Mandal, e neanche suo figlio, che pochi mesi dopo l'assassinio della madre si è presentato alle elezioni ottenendo un fortissimo consenso popolare. Era però, aveva sposato l'idea appunto di essere l'uomo nuovo che portava, voleva portare la nozione di una società senza classi e senza caste, e non ha dato particolare risalto neanche lui alle conclusioni della commissione, che sono state però riesumate negli anni 90 in un momento di impasse del governo in cui si è reso necessario fare delle concessioni ai gruppi per mantenere la stabilità. Naturalmente questo ha sollevato dei contrasti, ha provocato dei contrasti che in certi casi sono anche sfociati in violenze. Nel 1992 la Corte Suprema si è pronunciata in merito dicendo che, di fatto ratificando le conclusioni della Commissione Mandal, cioè che quella quota del 27% dovesse essere riservata a certe comunità svantaggiate. Però la Corte Suprema ha cercato di trovare un equilibrio tra il diritto dei singoli e le aspettative dei gruppi, dicendo che se un soggetto apparteneva a quei gruppi contenuti, elencati, quei gruppi ritenuti svantaggiati, però
per condizioni di reddito, la Corte Suprema un po' privilegiato il criterio del reddito, comunque per condizioni di reddito personale e familiare non si trovava in condizioni di disagio sociale, allora non aveva diritto di beneficiare della reservation policy. Appunto in questo modo la Corte Suprema ha cercato di trovare un equilibrio tra appunto questi diritti dei singoli, perché la reservation policy comprime poi i diritti delle altre caste che non, alle quali non è riservata la quota, che si vedono limitare le loro opportunità dalla reservation policy. Infatti vi accennavo che nella fase iniziale della Costituzione, quando è entrata in vigore, i diritti fondamentali sono qualche volta entrati in contrasto con le norme programmatiche, perché nel momento in cui Nehru cercava, in nome dell'idea della social revolution, di limitare i grandi latifondi indiani, appezzamenti di terreno poco produttivi, molto molto consistenti, parliamo di 500 acri, adesso noi siamo più familiari con la nozione degli ettari, comunque più di 200 ettari sono veramente terreni estesissimi, che erano poco produttivi, che il governo cercava, in nome dell'idea del collective farming, di parcellizzare, di restringere, di diminuire con degli espropri. Ora, quei provvedimenti di esproprio però venivano regolarmente impugnati da chi li subiva davanti ai tribunali, e venivano impugnati facendo leva su due diritti fondamentali. Il primo era quello, il diritto a detenere proprietà, che nella versione originaria della Costituzione era previsto tra i diritti fondamentali. Poi nel 1978 la Costituzione è stata emendata, non è più stato tra i diritti fondamentali, è comunque previsto nella Costituzione indiana all'articolo 300A. Ma poi soprattutto chi impugnava quei provvedimenti di esproprio faceva leva sul diritto all'uguaglianza, perché sembrava che gli indennizzi non fossero conformi ad un criterio di uniformità, non fossero elaborati secondo criteri uniformi, e quindi c'era una lesione del diritto all'uguaglianza. Beh, tra le contestazioni alla social revolution si inseriva il caso della signorina Chimkanam Dorai Rajan, che nel giugno del 1950, la studentessa era brahmana, e si vedeva negare l'accesso alla facoltà di medicina dell'Università di Madras nonostante i suoi indiscussi meriti scolastici. Perché? Perché con la politica delle quote riservate che lo Stato aveva implementato, i posti disponibili erano ridotti. La famiglia della studentessa ricorre davanti al tribunale. L'avvocato che sosteneva la legislazione statale, l'avvocato dello Stato, dice che è vero che la Costituzione prevede che a nessuno possa essere negato l'accesso a un'istituzione scolastica per via della sua casta di appartenenza, questo è un diritto fondamentale. Però c'è una norma programmatica, l'articolo 46, che prevede che lo Stato si debba attivare per l'avanzamento delle classi svantaggiate. Il Tribunale dà ragione alla ricorrente, alla famiglia della studentessa. E allora nel 1950 viene subito inserito, che poi entrerà in vigore l'anno successivo, il primo emendamento della Costituzione, che dice che si inserisce un nuovo capoverso nell'articolo sull'uguaglianza, l'articolo 15, che stabilisce che quella norma prevista all'articolo 29 tra i diritti fondamentali, che dice che a nessuno può essere negato l'accesso a un'istituzione scolastica in base alla casta di appartenenza, non può però delegittimare quanto previsto dall'articolo 46, che dice che lo Stato si deve attivare per promuovere l'avanzamento delle socially and educationally backward classes, cioè delle classi svantaggiate. Insomma, bisogna proteggere la Costituzione dalla Costituzione stessa, o meglio dall'interpretazione che i giudici potrebbero darne. L'evoluzione della Costituzione e della democrazia indiana direi che è andata nel senso di cercare di promuovere il più possibile il benessere sociale.
dando piena attuazione sia ai diritti fondamentali che alle norme programmatiche, a volte con degli emendamenti della Costituzione. Certe norme che erano previste solo come norme programmatiche hanno cambiato rango, per esempio il diritto all'istruzione, previsto solo come norma programmatica, negli anni 90 è diventato un diritto fondamentale, l'articolo 21A. Questo consente che si possano iniziare dei contenziosi contro le autorità, le municipality, i comuni che non predispongono le scuole alle quali i bambini possano accedere. L'autorità giudiziaria può condannare queste autorità a predisporre le strutture, a far sì che appunto vengano aperte le scuole. Oppure abbiamo visto il caso delle panchayat, che erano norma programmatica e poi sono state regolate. Menzionavo le panchayat perché appunto c'è una normativa relativa al benessere sociale che abbiamo già menzionato, che proprio è il National Rural Employment Guarantee Act del 2005, che prevede che ad ogni cittadino delle zone rurali che ne fa richiesta debba essere data l'opportunità di lavorare per 100 giorni, lavoro pagato nel rispetto dei minimi salariali e regolarmente tassato. Non occorre per fruire di questa possibilità dimostrare che si è al di sotto di una certa soglia di reddito. Non occorre un certificato relativo al proprio reddito. Chi ha un altro lavoro non farà domanda per ottenere questo tipo di lavoro, per il quale però hanno fatto domanda molti cittadini, anche molte donne che si sono anche sentite onorate di lavorare per lo Stato e per il governo. Ecco, le panchayat hanno un ruolo fondamentale perché devono identificare, sono questi enti territoriali rurali che devono identificare quali lavori debbano effettivamente essere svolti, di quali lavori c'è necessità. E le panchayat fruiscono anche dei proventi che vengono dalla tassazione di questo lavoro. Il sistema ha garantito una certa accountability per cercare di contenere al massimo le ipotesi di corruzione. Abbiamo detto quindi che è una normativa che attribuisce dei diritti che possono essere azionati nei tribunali. Non è un target program, cioè non è rivolto solo ai cittadini che ci si trovano e che sono in grado di dimostrare che sono al di sotto di un certo reddito. Ogni persona residente nelle zone rurali può farne domanda e se dopo un determinato periodo di tempo non viene dato il lavoro, deve esserle elargita un'indennità. E le panchayat appunto hanno avuto un ruolo fondamentale nel dare attuazione a questa normativa. Quindi abbiamo un po' accennato a qualche aspetto in cui la Costituzione è stata emendata effettivamente per dare ascolto alle istanze della società che cambiava. Ma fondamentale è stato anche l'approccio dei giudici, l'apporto dei giudici che nell'interpretare la Costituzione hanno fatto sì che il testo non si cristallizzasse, ma che continuasse a dare delle risposte alla società che mutava. Vorrei fare riferimento all'articolo 21 che prevede il diritto alla vita. Di per sé vorrebbe dire diritto ad un giusto processo, diritto a non essere detenuti illegalmente. I giudici però hanno individuato tante altre declinazioni. Diritto alla vita, hanno detto che voleva dire anche diritto a un ambiente salubre. Diritto alla vita ha voluto dire anche diritto ad ottenere un decoroso riparo per le comunità che si erano insediate su un determinato territorio che è stato oggetto di sgombro da parte dell'autorità. Diritto alla vita ha voluto dire anche diritto all'acqua da bere, proprio in occasione di un pomeriggio che si è svolto qui alla Casa della Cultura, abbiamo parlato di un contenzioso che si è svolto tra una panchayat
che aveva negato il rinnovo alla concessione dello sfruttamento delle risorse idriche a una società, a un'azienda appartenente al gruppo Coca-Cola. In realtà diritto alla vita per i giudici vuol dire sì, diritto all'acqua, ma diritto all'acqua da bere, perché per il giudice di primo grado era un po' più esteso, ma il giudice di secondo grado ha stabilito che vuol dire diritto all'acqua da bere, cioè non implica di per sé diritto anche ad irrigare, diritto per l'agricoltura. Tra le esigenze dell'industria e quelle dell'agricoltura bisogna effettuare un equo contemperamento di interessi. Però anche in base all'andamento del monsone deve essere comunque garantita un certo quantitativo d'acqua per la popolazione. Diritto alla vita ha voluto dire per i giudici anche diritto al cibo ed è stata nel 2013 emanata una legge sulla sicurezza alimentare, il Food Security Act, che ha garantito che una certa fascia della popolazione potesse accedere ai cereali con dei prezzi calmierati. Il diritto alla vita ha voluto dire anche scelte in campo terapeutico, il diritto all'eutanasia passiva, cioè non essere mantenuti in vita dalle macchine. I giudici hanno anche previsto la possibilità del testamento biologico. La public interest litigation è un fenomeno che non c'è solo in India, ma in India è stato avuto particolare risalto a partire dagli anni 90, e quando, essendo coinvolta una pluralità di persone in un contenzioso, i giudici accettano che questo contenzioso venga iniziato con delle formalità meno rigide rispetto ai contenziosi ordinari. Proprio in seguito ad una public interest litigation, nel 2014, i giudici hanno riconosciuto il diritto per i cittadini ad identificarsi nei documenti ufficiali anche con non soltanto come appartenenti al sesso femminile o al sesso maschile. Hanno insomma superato il binarismo di genere. Questo in base hanno richiamato l'articolo sull'uguaglianza, il diritto fondamentale, e poi il diritto alla vita, che comprende per i giudici anche il diritto alla privacy, intesa non come diritto alla protezione dei dati personali, ma proprio diritto ad autodeterminarsi in maniera indipendente nella propria sfera. La legislazione che sulla base delle linee guida dettate dalla Corte Suprema e poi entrata in vigore nel 2019 forse non è stata proprio in sintonia con quanto era stato stabilito dai giudici, perché i giudici per esempio avevano previsto che per il cambiamento di sesso ci dovesse essere una valutazione per lo più psicologica, non medico-biologica, mentre la legislazione forse non è proprio in sintonia con questo principio. Comunque l'ordinamento indiano, come altri ordinamenti del mondo, ha superato il binarismo di genere, ha incluso un'idea di genere come spectrum. Cercare di dare un'idea di come sia la Costituzione è stata emendata, sia stata proprio cambiato il testo, introducendo nuovi diritti fondamentali, oppure disciplinando istituti come quello delle panchayat, ma sia anche come i giudici abbiano contribuito e fatto in modo che il testo costituzionale rimanesse vivo e continuasse a fornire delle risposte alle istanze di una società che cambia. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro una buona serata. Ho concluso. Grazie, grazie. Allora, Ferruccio è dovuto andare via, si scusa, ma aveva un treno da prendere. Se ci sono delle domande, delle curiosità, dei dubbi, delle osservazioni, dei commenti, prego. 28 e 8 territori. 28 states, is it correct? 28 states.
Sorry? Scusi? No. Possono, in alcuni stati hanno un documento fondamentale, ma con la Costituzione indiana è unica e a livello centrale, quella di cui abbiamo parlato è sì, è a livello nazionale, sì. No, i singoli stati non hanno, alcuni hanno addirittura due camere, alcuni hanno una sola camera, però non hanno una loro Costituzione, non hanno un loro testo costituzionale. Legiferano, fanno le leggi statali sulle materie che sono loro riservate. Forse c'è qualche altro commento. Certo. Non sono sicura che la domanda che farò sarà fatta grammaticalmente bene. No, è fatta bene, Monica. Ok. Volevo dire che non è una sorpresa che nella Costituzione indiana abbiano superato il binarismo di genere. Sì. Nella tradizione indiana. Che fa parte anche della religione. Certo. Tante divinità induiste sono non-binary. Però mi sembra un elemento notevole comunque da sì, segnalare. Certo, nella tradizione indiana. In certo. È piena di persone transgender. Fa riferimento alla comunità degli Hijra, sì, forse. Per sì. Per esempio, io mi ricordo quando abitavo in India. In India è tradizione quando nasce un bambino o una qualsiasi cosa positiva che succede in famiglia, che vengano queste persone transgender a casa di queste famiglie a inaugurare questa bella notizia. Certo. Cantando, ballando e poi noi si dà un'offerta. Un'offerta, sì. È ritenuta comunque dalla Corte Suprema una comunità svantaggiata che dovrebbe fruire della reservation policy, quindi la Corte Suprema ha ritenuto che sia una comunità da proteggere e che sia in condizioni in certi casi di disagio. Però sì. C'è da dire che nonostante ci sia questa legge, è rispettata. La legge che è stata approvata qualche anno fa per LGBT, che non è più una. Che non viene più punito. Quella è stata una cosa diversa, è l'abrogazione dell'articolo 377 del codice penale che la Corte Suprema, dopo alcuni tentennamenti, ma non che non era, era perché voleva che fosse il legislatore ad abrogare la norma e magari a disciplinare il same sex marriage, avrebbe anche potuto chiamarlo non unioni civili ma same sex marriage come hanno fatto altri ordinamenti al mondo. Però poi si è risolta nel senso di abrogare di quell'articolo 377 che puniva i rapporti omosessuali. Non so quanto quella norma fosse applicata, effettivamente faceva una certa impressione, è comunque stata abrogata la norma perché ritenuta non conforme al dettato costituzionale, però è una situazione un po' diversa. Nonostante non sia 100% ancora rispettata, c'è da dire che c'è un minimo di, si sta andando un minimo avanti. Certo. Anche mentalmente la gente vedo che sta cambiando piano piano. Certo. Grazie, è stata bravissima a rispondere. No, grazie a lei, grazie a lei. Lorenza, non si, come OBC non sono riconosciuti come Kinnara, l'Hijra? Questo, no, i giudici della Corte Suprema proponevano che venissero riconosciuti come OBC. Non so poi però quanto sia stato portato, quanto già effettivamente fruiscano di quote riservate. Cambiando però la denominazione collettiva, no? Chiamandosi Kinnara, no? Questo non so come vengano denominati negli elenchi che prevedono le comunità a cui che possono fruire di reservation policy. Credo che siano più di una le comunità. Sapevo che si erano il termine generale è quello. Organizzati collettivamente ed era abbastanza interessante questa volontà di darsi un nome collettivo
evidentemente basato sulla tradizione sanscrita per nobilitare un'appartenenza, certo, per alla tradizione, sollecitare un riconoscimento di un certo tipo. Forse Antonio sa meglio. No, sì, era stata un po' un fattore di ispirazione quando la carta originava, però appunto mi sembra che la vita è già comportata una maschera di persone che non si è proceduto in una direzione. E poi non esiste la casta dei Kinnara, di fatto, preesistente, cioè. Sì, esatto, dalla mitologia. Grazie. Avete altri commenti, altre osservazioni? Oh. No. E quello mi sembra interessante, sì, perché... cimento appunto a livello legale dell'identità di un terzo genere, cioè comunque la comunità Hijra e sia la comunità transgender indiana rimane comunque estremamente marginalizzata e comunque si corre sempre nel rischio di istituzionalizzare un terzo genere, quindi quello che era un binarismo diventa invece di due, tre, e si corre comunque appunto nel rischio di riprodurre le stesse dinamiche, le stesse retoriche, cioè purtroppo violente, che impongono appunto il binarismo di genere e che impongono anche alle persone Hijra di identificarsi più verso un genere che verso un altro. Anche se la Corte Suprema appunto proponeva uno spectrum in riferimento all'identità di genere, non appunto delle categorie così, però certo poi... come le comunità e come poi i gruppi accolgano la norma è dovuto al fatto che sono appunto percepiscono quelle discriminazioni e percepiscono i rischi di eventuali riforme che potrebbero anche mantenere quelle discriminazioni e non soppiantarle. Comunque aderire a un'identità collettiva sicuramente porta dei benefici di visibilità politica e di riconoscimento dei diritti, però è direi sempre un'operazione che a livello di riconoscimento identitario è forzata in ogni caso, cioè riconoscersi in un insieme, in un numero circoscritto di tratti sempre uguali, comunque dal punto di vista dell'identità è una forzatura. È chiaro che è necessario ai fini di un riconoscimento di diritti, però sono d'accordo con quello che diceva Antonio, comunque a livello di identità è un'operazione che ha una forzatura in sé. Ma è un po' quello scarto che c'è fra un discorso sull'identità e il discorso sulla possibilità di accedere a dei diritti a cui purtroppo ci si può accedere se si è riconosciuti come gruppo, anche se poi le identità sappiamo che sono fluide o addirittura non esistono. Maybe the Consulate General of India, we will organize a one-day seminar. And like I said in the beginning, India is like a mini continent. Like if you have to speak about, you know, the different beginning with culture, traditions, the different states, even different religion. And if like both of you have mentioned, it was like, you took me back to my student days of, I am a student of political science and international relations, so, you know, to my college university days. So I used to love modern Indian history, and then,
everything about this thing, political science. So I think I was just thinking that I think one day we should have a seminar, one day seminar where interested students and others who can come, you know, at a designated venue, and then both of you also on board as speakers, and we can scout for some other speakers also, and you know, all they discuss about India. I think it's like the topic can be Discover India, because like there's so much, just so much, whether it be political, economic, social, etc., etc., etc. There's so much. It's so interesting. So I think we will consider doing that. Yeah. Thank you. Thank you. Va bene. Allora, grazie. 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 Buona serata. Buona serata. Thank you. It's a Friday, I think, so everyone is looking forward to going to Chile.